Buongiorno a tutti. Io, vabbè, non c'è il direttore, ma lo faccio, poi magari lo ribadisco quando ritorna. Ringraziato il direttore Salvatore Rossi e Anna Giunta per aver scelto tra tutte le aziende pugliesi, perché si cercavano due aziende pugliesi, di aver scelto la Made in Hill, che come emerge dal libro, è e come ha confermato il direttore, è una realtà piccola. Effettivamente è così, è una realtà piccola, siamo piccoli, lo dico al mio socio, dobbiamo crescere. E questo è il nostro obiettivo, lo è sempre stato. Noi siamo partiti in due e non avevamo mai pensato di diventare sono passati 16 anni, di entrare nel primo gruppo informatico italiano. Eravamo nel nostro percorso di crescita, siamo partiti con la gestione di progetti di messaggistica, lavoravamo con gli SMS, tutto è partito dalla mia tesi di laurea, che era al Politecnico di Bari, di Ingegneria Elettronica, che era proprio una tesi che verteva su progetti di messaggistica. Intorno a quella tesi ci abbiamo costruito dei servizi che siamo andati a commercializzare nelle aziende, nelle imprese. Siamo diventati pian piano fornitori certificati Telecom Italia, finché un bel giorno si è presentata una telefonata in azienda. Premetto che naturalmente siamo sempre stati presenti in fiere, eventi e questo ci ha consentito anche delle uscite giornalistiche importanti e una tra le più importanti, io la considero una pietra miliare per la nostra crescita, è stata un'intervista che mi ha fatto a me personalmente Bruno Vespa durante la trasmissione Porta a Porta. Quella è stata davvero una pietra miliare perché l'intervista è andata in onda a mezzanotte e mezza. Ma nonostante ciò c'era il fondatore del gruppo Zucchetti che guardava Porta a Porta e il tema di quella puntata era proprio l'Italia che va, quindi l'imprenditoria che va avanti, che cresce, e l'Italia invece che ahimè è costretta a chiudere i battenti perché non si è innovata, perché non ha guardato il mercato, e c'era il caso della Vivar. E lì in quell'intervista c'era il fondatore della Zucchetti che guardava Porta a Porta. Il gruppo Zucchetti, non so quanti di voi sanno, è un gruppo che è molto attento alle acquisizioni di nuove realtà, giovani realtà che lavorano magari in ambiti non standard, quali quello di Zucchetti e tutto il mondo dei gestionali. Naturalmente intercetta dei segmenti di mercato interessanti e quindi ci si punta. E così è stato. Il giorno dopo hanno chiamato in azienda chiedendo un incontro. Noi, essendo un'azienda molto di mercato, siamo molto sul mercato, pensavamo fossero. La prima domanda che ci siamo fatti è stata: chissà quanti mezzi aziendali hanno, visto che poi dalla messaggistica siamo passati alla localizzazione satellitare, ormai siamo leader, confermo Alessandro, siamo leader a livello nazionale nella localizzazione satellitare, fleet management e anti-fleet satellitare. Quindi abbiamo mandato il nostro direttore commerciale nell'idea di venderli qualcosa. In realtà loro volevano acquistare noi. Questo è un passaggio importante e delicato nella nostra crescita, e vado alla risposta. È stato un passaggio delicato perché ci si è posti davanti il quesito: vogliamo crescere, ma in quanto tempo vogliamo crescere? Perché nel frattempo eravamo cresciuti. Siamo partiti in due, quando si è presentata Zucchetti eravamo in 30. Quindi sì, vogliamo crescere, vogliamo continuare a crescere a questo ritmo o vogliamo dare una botta, un picco in alto? E lì siamo stati lungimiranti perché abbiamo pensato che entrare in un grande gruppo, nel primo gruppo informatico italiano, poteva darci una spinta importante di crescita. Oggi, a distanza di 3 anni dall'acquisizione, siamo contentissimi della scelta che abbiamo fatto. Se pensiamo che a giugno del 2016, quando il direttore è venuto in visita in azienda, non era ancora stata aperta la trattativa, o forse la trattativa era già aperta, però non potevamo parlarne. A giugno del 2016 abbiamo acquisito un brand, un marchio importante di Varese. Abbiamo acquisito la GT Alarm, che è un brand riconosciuto da decenni nel campo degli antifurti satellitari. Noi ci siamo occupati da anni, ci occupiamo di fleet management, quindi l'acquisizione di GT Alarm ci consentiva di comprendere a 360 gradi il mercato automotive.
L'acquisizione di GTA sicuramente non l'avremmo potuta fare se non fossimo entrati, se non fossimo stati lungimiranti 3 anni fa e quindi non fossimo entrati all'interno del gruppo Zucchetti. Quindi la crescita è un tema importante. Ci sono diverse tipologie e metodologie di crescita. Noi abbiamo scelto, siamo stati un po' meno pazienti forse, perché io ritengo che per quanto siamo legati all'azienda, l'azienda è la nostra vita, lo diceva prima il direttore, l'azienda è tutto per noi, è una nostra creatura e quindi sicuramente per quanto siamo ambiziosi e quanta passione ci mettiamo ogni giorno nel lavoro che facciamo saremo cresciuti comunque, ma a un ritmo più basso. Oggi possiamo dire, è vero che il gruppo di Gravina siamo una piccola realtà, siamo 35, ma ne abbiamo un altro a Varese di altri 35 persone. Nel corso di quest'anno faremo la fusione delle due aziende, quindi passiamo da 3 milioni di euro di fatturato a 10 milioni di euro, quindi possiamo cominciare a dire di vederla davvero questa crescita. Io quello che penso è che ritengo che sia l'uomo a fare il territorio e non il contrario, per cui dipende soltanto da noi aziende, se l'Italia, ma sono un po' più, restringo un po' il cerchio, perché in questi tempi ho preso proprio come mission quello di fare in modo che la Puglia, la Murgia Valley cresca e diventi un luogo, un po' come oggi quando si parla di innovazione, si pensa alla Silicon Valley. Quando si parla di grandi nomi nell'ambito digitale, Google, Apple, Microsoft, sono tutti grandi marchi americani, si parla di Silicon Valley. Io dico, un giorno sicuramente qualcuno in Silicon Valley ha pensato, cominciamo a realizzare qualcosa di grande qui. Perché noi ci manca qualcosa per poterlo fare, anche noi in Italia? Penso assolutamente no, cominciamo a farlo, dipende soltanto da noi imprenditori, da noi aziende. Per cui, mi raccomando, dico a tutti gli imprenditori presenti in sala, io ormai per me questa è una mission davvero, il fatto di dimostrare che tutti insieme ce la possiamo fare, possiamo riuscire a rendere l'Italia una nazione importante, non soltanto per il food, per il fashion, ma anche per il digital, perché no? Grazie.